Ci sono una posta, allora giuro. Il testimone risponde in senso affermativo, si deve intendere, lo giuro. Posso procedere? Procediamo, grazie. Signor Gagliardini, voi foste insieme con il deputato Carducci Giosuè, giornalista, alla gita che egli fece nell'agosto del 1867 in compagnia anche di altri amici, in quel di Piele Santo Stefano in Val di Verina. Scriva cancelliere, l'imputato intende dire sì, affermativo. In quella giornata notò da parte dell'imputato comportamenti strani? Oddio, il capo sa immaginare. Ma come? Cioè, come si scrive? Ma soprattutto che significa? Che vuol dire? E cioè? Barbolato. Come la fa? Cancelliere, prego, verbalizzate. L'imputato si fermò di botto. Sì. Senta, fu quindi in quell'occasione che il Carducci scrisse la sua poesia agli amici della Valle di Verina. Ma obiezione, vostro onore, il reso procuratore non fa che imboccare le risposte dei testimoni. Questione accolta, riformulate la domanda, avvocato. Grazie. Sì, vostro onore, numero. Il Carducci vi disse che con quella matita e quel blocchetto stava scrivendo una poesia? No, queste matite. Allora, cancelliere, verbalizzate, e no deve intendersi sì. E diceva ma tutti deve intendersi sì, lo diceva a tutti. Grazie. E durante la giornata ebbe modo di darvene lettura? Non lesse la poesia durante la giornata? La lesse a me solo. La lesse tu. Ah, era. E dove la lesse esattamente? Cioè... Beh, quando eravamo in fondo al Monte Fumaiolo, se io ho portato un tasto del divino, no? Sor Giosuè, a quel punto di piace. Oh, sor Giuse, ma il vino era mio, per quel buono, E il padre Giuse, ho avuto 3-4 bicchieri. E dopo aver bevuto 3-4 bicchieri lesse la poesia. No, dopo salì sul palazzo e cominciò a parlare. È questa la poesia, signor Gallerini, la riconosce? No. E si deve intendere, sì. No, adesso no, io non so bene. Scusi. Deve intendersi. No. In ogni caso io consegno la poesia alla Corte perché venga messa agli atti. Mettete agli atti, cancelliere, specificato nel verbale che l'ultimo e no deve intendersi negativamente, a differenza di tutti i precedenti in cui e no è inteso in senso affermativo. Chiaro? Procediamo, per cortesia. L'imputato può dirci il contenuto della poesia? Da queste serene erbe bellissime, d'altra vita per loro ritornerò. Ma nel memore petto, o nuovi amici, un desiderio dolce e mesto io porterò. Tu a me le valle, il bel cuore aprico, sempre vulciano mi pungerà l'amore. Vulciano il verbo del valore antico, ora di liberamenti e tanti cori. E tu che al cielo cervaior riguardi, discendendo dai passi dal pentì, come gigante che svegliato tardi, s'affretta in caccia e interroga i patì. Tu ancora arrivi, e quando i freschi venti, i sulari dei carri accenerà, l'anima stanca a voi oggi fiorente, falsi austeri e felici, a voi verrà. Oh, ecco, chiunque famoso! Il breve camminonda, ama la vite, i colli, e arriverà al dolce tra verdi querce, ecco la bionda sfida, in alto rampestre, aurora già.
dei vecchi prepotenti in sugli spalli, pasce a vacca e mira lenta il piatto, e delle torri lo stello di imbarchi, crebbe l'utile casa al Dio di là. Dove il bronzo di grade sulla sera, solo un vera poteva crescere l'orrore, roccia il vino, suona la preghiera e la canzone del Montecchiatore. Allora, dove risplendi o pauso giorno, ave, se più tardi comito troppo curvo essere morrò, dalla faccia dei re figli codardi, delle tombe dei padri io fuggirò, bollardi o che il cielo e il ferro insegna, da questi monti il fuoco è spegionato, e fiamme invece d'acqua a Roma indegna, ai campi d'olio vile io vo andare. Ai campi d'olio vile il mio uomo da bella, bella, bella. Signor Carducci, signor Gagliardini, lei è testimone. Che effetto procurò su di lei la lettura di questa poesia? A me sono un tempo a cambiare. Si può dire che rimane sconvolto soprattutto dagli ultimi versi, vero? Ah, obiezione, vostro onore, il reso procuratore continua a suggerire le risposte ai testimoni. Obiezione respinta, avvocato. La domanda è pertinente. Grazie, vostro onore, la leggerò proprio gli ultimi versi. Ancora? No, solo gli ultimi. Collarti, vo che cielo inferno insegna, da questi monti il fuoco è sprigionato, e fiamme invece d'acqua Roma indegna, al Campidoglio vile io vo mandare. Signor Gagliardini, volete dire alla corte quale fu l'effetto che procurò su di voi la lettura di questi versi? Effetto? A me mi fece arrabbiare, perché non ti erano se potete. La sua foga antipaparina, il Carducci non esitò ad invocare addirittura le forze della natura perché sommergessero in una sorta di diluvio, di cataclisma naturale la città santa. Nell'ultimo verso esplicitamente invitò a dare le fiamme la città eterna. Invito che qualora fosse stato accolto da qualche squilibrato avrebbe avuto effetti del poco devastanti. Non ho altre domande da farle, signor Gagliardini. Grazie, avvocato, grazie. Voi, Gagliardini, potete andare. Grazie. La parola ora al testimone della difesa. A voi, avvocato Concetta. Sì, chiamo a testimoniare la signorina Elvira Giunchi di Bologna. Elvira Giunchi è tra i presenti. Prego, signorina, secondo. Procede, signorina. Alzi la mano destra, giurate di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità, dico lo giuro. Lo giuro? Lo giuro. La signorina è di Bologna e quindi Zura. 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 Prego. Signorina Giunchi, volete ricordare alla corte qual è il vostro rapporto con il Carducci? Lui è il professore. Si può quindi affermare, senza timore di essere contraddetti, che egli è vostro professore all'Università di Bologna, è esatto? Non so, avvocato, lo stesso avvocato. E voi avete avuto modo di frequentare il Carducci anche al di fuori delle lezioni universitarie? No, qualche volta sì. Bene. E ora veniamo al punto. Voi giudicate il Carducci un uomo affascinante. Obiezione, vostro onore, la domanda è irrilevante. No, vostro onore, la domanda tende a dimostrare la condotta prova dell'imputato. Obiezione respinta, reso procuratore. Prego, avvocato Concellante. Dunque, Carducci Giosuè, alzatevi. Signorina, voi considerate l'imputato un uomo affascinante? Un
Ma so, quello che domani si era buttato. Ma basta guardarlo, si capisce, no? Ma voi cosa ne pensate? Deve intendersi no. No, come deve intendersi no? Ma certo che così nasce. Deve intendersi no. Oh, signori, io non ci dunque. Ai vostri posti, non discutando mai. Voi, foste voi, in qualche modo, a corteggiarlo. No, diciamo che ho cercato di creare qualche occasione per stare solo con lui. E volete ricordarne una, in particolare? Non so come mi si sono avvocato, quella volta che mi invitai in campagna, per la festa di San Martino. Non è per dirti colle che non ci mai cruciato, nel sotto di magistrati, urlo da un peggio al mare. Per la vita del morto, da ricordare dei vini, fa l'astro d'oro dei vini, a liberare il grano. Gira se c'è il piacesimo, schiero scoppiettando, sta il cacciatore fischiando, sull'uscio di chiaro, tra le rossastre nubi, storie di uccelli neri, come giù i pensieri del vespero di grano. Ibride tozza la persona, l'occhio. Porcino, bocca che saliere di vino, davanti a tale esempio della pochezza umana, non resta che citare i versi mirabili, questi sì mirabili, dell'esilio braccio braccio, e compiangendo ancora versi, braccio braccio, sei molto bello, sia bene, compiangendo coloro che dopo che egli sarà morto, saranno destinate a giacerti accanto, così scrivi. Quando morto sarai, per poca stima, povera barca ti farà di piombo. Ci metteranno un fiasco d'acqua in cima, di vino no, che ne hai bevuto troppo. Ci scriveranno un epitaffio in rima che dica, senza aver verso zoppo, forte Carducci in questa fossa giace, morti, finiste di giacere in pace. E dopo aver dimostrato, mi sembra, con sufficiente chiarezza la colpevolezza del imputato, chiedo che la sua cosiddetta poesia venga cancellata in eterno dalle antologie scolastiche. Grazie, o più. Grazie. Parola alla difesa, avvocato. Grazie, sia breve anche lei. Signori della Corte, vi invito ad ammirare la schietta ed energica tempra dei caratteri dei Carducci. Ciao, oh mio avvocato. Obiezione. Non ci si mette anche lei, reso procuratore. Tempra che spiega la lirittura morale e la dignità e l'alta aspirazione che sempre hanno caratterizzato la sua opera. Egli fu sempre nella sua vita un grande poeta, grande fu sempre e vivo fu sempre nel suo animo la fiamma dell'ideale della perfezione civile ed artistica. Questa fiamma che rimane accesa nelle sue opere illuminò e scaldò tutta la sua esistenza e tutte le sue opere. Gli fece amare l'amore puro, l'arte e la letteratura. Tamo, obbia arte! In queste manifestazioni il valore delle nazioni maggiormente si eterna ed è per questo che egli ebbe sempre in cima ai suoi pensieri l'Italia. Tamo, obbia Italia! Come dunque, signori della Corte, non assolvere con formula piena questo fulgido esempio di rettitudine morale e civile, come non tributare a quest'uomo il degno e sentito riconoscimento che egli merita per quanto egli, anche da morto, lascerà come futuro retaggio per tutte le generazioni. Ho concluso. Grazie. In piedi. In nome di Sua Maestà il Re, esaminati i capi di accusa, uditi i testimoni e la rete di accusa e di difesa,
questa corte, senza la necessità di chiudersi in camera di consiglio, emette la seguente sentenza. Vista la propensione dell'imputato Carducci Giosuè ad esprimersi esclusivamente per mezzo del linguaggio poetico, lo assolve per insufficienza di prose. La seduta è tolta.